Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo per raccontarvi e leggervi uno stralcio di una lettera che Padre Pio scrive a Padre Agostino da San Marco in Lamis. Padre Agostino nel 1913, ecco, vi raccontiamo di una lettera del 1913, Padre Pio era a Pietrelcina perché sappiamo bene questa malattia che non gli permetteva di stare in convento, però aveva delle relazioni epistolari con i suoi direttori spirituali. Ecco, Padre Agostino era nel 1913 era il rettore del Collegio Serafico di San Giovanni Rotondo, lui quindi si trovava qui e quindi parlava a Padre Pio anche di quello che accadeva con i piccoli fratini. E proprio in una risposta di Padre Pio gli scrive: Gesù ha permesso, Babbo carissimo, alla mia malferma salute di potervi scrivere poche linee. Ho pregato Gesù per quell'affare, quindi sicuramente ci sarà stata qualche richiesta da parte di Padre Agostino per questi ragazzi, per questi fratini, che tanto vi agita in questi giorni, e l'ho scongiurato pure che mi avesse degnato di una risposta. Egli è sempre in collera con la nostra provincia, perciò mi ha negato una risposta categorica in proposito. Intanto, da certe espressioni di Gesù, si interpreta non essere sua volontà che siano riammessi, almeno per il presente. Quindi, secondo il mio debole parere, voi vi regolerete bene mantenendovi fermo nella prima decisione e dichiarandovi sempre tale. Non dimenticherò e né mi stancherò di seguitare a pregare Gesù per tutti quelli che vi stanno a cuore e per tutti quelli che fini ancora che voi volete. In questi giorni, babbo mio, Gesù più che mai mi ha dato in mano a quei brutti scosacci. Egli però è sempre amoroso con me e non manca di ricompensarmi con le sue visite. Ringrazio però insieme per i tanti innumerevoli motivi che mi dà di sempre più soffrire per lui, non dimenticando di pregarlo che mi seguitassi ad usare quella misericordia e benignità che tanto mi è necessaria per l'avanzamento del suo amore. Finisco la presente, scrive ancora Padre Pio, per motivi a voi ben noti, col rinnovarmi i miei e quelli di tutti i buoni amici gli auguri per la Santa Pasqua. E salutandovi da parte della mia famiglia, dell'arciprete e di tutti i buoni amici, mi dichiaro sempre tutto vostro nel Signore. E poi un post scriptum in un bigliettino a parte, lui dice: per la fine del mese avrei bisogno di applicazioni, ma non vi preoccupate, caro padre, per questo il Signore provvederà.